A volte la realtà è più interessante della fantasia. Che cosa intendo dire? Ve lo spiego fra un attimo. Molte leggende sono racconti che sfociano nel fantasy, storie credute parte della nostra tradizione. Altre, come alcuni racconti dell'Ottocento, sono rivisitazioni di fatti o personaggi reali manipolati ad hoc per metterli in buona e in cattiva luce. Altre ancora sono vere e proprie tradizioni da riscoprire. Fra leggende con innesti fantasy, voglio citare la leggenda di Donna Urriga, stretta attorno alla torre del castello di Novi Ligure, in realtà ciò che resta del Castrum Novarum antecedente al XV secolo, ove il suo fantasma, la castellana senza pietà, vaga ancora nelle notti di plenilunio. C'è da dire che su questo personaggio gli storici non ebbero mai opinioni precise. Fu moglie di un signore appartenente alla nobile famiglia dei Fregoso, o Campo Fregoso, che comprendeva diversi doge di Genova. Ma quale? Adesso, oltre all'ectoplasma della Castellana, si dice che si aggiri da quelle parti un cavaliere senza testa, forse un certo Teofrone, vassallo del marchese di Monferrato. Ma Teofrone chi? E quale marchese di Monferrato, visto che ce ne sono stati a decine? Sull'armatura questo cavaliere senza testa recca una scritta senza senso, Vi a cappella niger, che tradotto da non si sa quale lingua, si dice significhi uomo stai attento alla capra o allontanati dalla capra. Capra, cioè diavolo, ovviamente. In attesa che qualcuno ce lo spieghi un po' meglio, permettetemi di dire questo. Meno male che la scritta non appare sul fantasma di Donna Riga, che come animale araldico ha un gambero rosso, altrimenti sai che risate. Ma veniamo al piatto forte della puntata. L'assassinio di Corrado del Monferrato diede origine a mille favole popolari. Qua cercherò di fare naturalmente un po' di chiarezza. Corrado nasce probabilmente nel 1145 nel Monferrato come secondogenito di Guglielmo V il Vecchio e di Giulitta o Giuditta di Babenberg. Nobile colto e grande stratega, a fianco di Federico Barbarossa, suo cugino collaterale nella lotta contro i comuni, prenderà parte alle trattative della pace di Venezia nel 1177. Recatosi a Costantinopoli, diciamo che restò legato all'Oriente, anche perché sposò, separandosene quasi subito, Teodora, la sorella del Basileus Isacco II, ovviamente per questioni di alleanze. In quelle terre respinse l'attacco delle truppe del nobile Alexius Branas, potenziale usurpatore del trono. Pare che i due si scontrarono in mezzo alla battaglia. Il colpo di Branas non andò a segno, quello di Corrado lo disarcionò da cavallo. Il nobile cadde a terra e i fanti di Corrado lo decapitarono immediatamente. Dopo la vittoria, Corrado inizia a temere per la propria incolumità, un po' per le invidie del cognato, un po' per i ribelli che tramavano vendetta, forse dopo aver saputo che la testa del loro capo era stata consegnata alla moglie dopo essere stata trattata come un pallone da calcio. E, lasciata la moglie, levò ben presto le tende. Circa 10 giorni dopo la sconfitta della battaglia di Hattin, in cui le forze cristiane, che contavano poco meno di 20.000 uomini, furono letteralmente spazzate via dall'esercito di Saladino il 14 luglio 1187, avendo fiutato che la città di Acri si era arresa a Saladino, Corrado decide di non sbarcare e di far rotta per Tiro. Una volta arrivato, trova la città sotto assedio, in cui fra l'altro si erano rifugiati pochissimi superstiti della catastrofica disfatta di Hattin. A quel punto organizza la città per lo scontro e qualche mese più tardi, dopo aver momentaneamente tolto l'assedio a Tiro per dedicarsi alla conquista di Gerusalemme, Saladino muove verso Tiro e una volta arrivato lì propone a Corrado un baratto. Il padre di quest'ultimo, il vecchio Guglielmo V di Monferrato, in cambio della città di Tiro. Il povero vecchio si era imbarcato apposta per conoscere il nipote Baldovino V, re di Gerusalemme, ma fu fatto prigioniero ad Hattin. Corrado rifiutò e Saladino, davvero impressionato dal nemico, liberò il prigioniero. Nei mesi seguenti il nostro condottiero riuscì a respingere il feroce sunnita e a salvare con astuzia e coraggio la città libanese. Siamo ai tempi della seconda crociata in Terra Santa. Dopo 2 anni si presenta a Tiro Guido di Lusignano per reclamare il suo diritto, anzi della moglie Sibilla di Gerusalemme, a regnare sull'ultima città rimasta ai cristiani. Corrado lo respinge e questi tenta di installarsi ad Acri ponendola sotto assedio, ma nel frattempo la moglie e le figlie muoiono per malattia. Quindi l'alta corte di Gerusalemme riconosce alla sorella di Sibilla, Isabella, il diritto a succederle, imponendo a questa il matrimonio con Corrado, perché a quei tempi un monarca donna poteva regnare se prendeva marito e ritenendo non valido quello contratto con Anfrey. Guido si oppone a questa scelta e a complicare tale scenario va ricordato che ha avuto inizio la terza crociata in Terra Santa. Riccardo Cuor di Leone e Filippo II di Francia, acerrimi nemici e destinati pertanto a rimanere in perenne disaccordo su tutto, giunti in Terra Santa per riconquistare le terre sottomesse da Saladino, prenderanno le difese dei due contendenti. Riccardo I appoggiava Guido e Filippo sosteneva la causa del cugino Corrado. Per farla breve, Filippo dopo un po' ritorna
torna in patria per evitare ulteriori conflitti, mentre Riccardo Cuor di Leone alla fine di tutto non riuscirà a riconquistare l'ormai imprendibile Gerusalemme. Ma questa è un'altra storia. Ciò che a noi interessa sono le sorti di Corrado del Monferrato. Quando Riccardo Cuor di Leone leva le tende per far ritorno in Occidente e affrontare il fratello Giovanni, accetta il diritto di Corrado ad essere eletto re, ma a pochi giorni dall'incoronazione il nostro eroe è assassinato da due loschi figuri. Alcuni racconti li descrivono come due balordi travestiti da monaci venuti da lontano per portare i loro omaggi da Occidente. In realtà si tratta dei seguaci di Hasan Sabbah, capo dei Nizariti, la cosiddetta setta degli assassini, conosciuto come il Vecchio della Montagna, un austero sovrano che viveva chiuso ad Alamut, una misteriosa e inespugnabile fortezza nel nord della Persia. Un omicidio su commissione, insomma, anche se il mandante resta ignoto, forse Riccardo Cuor di Leone, ma erano davvero tantissimi che desideravano vederlo morto. E qui si chiude il racconto leggendario, ma vero, del nobile Corrado, quando la realtà risulta più affascinante della fantasia. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.